La scelta della facoltà universitaria a cui iscriversi è senza ombra di dubbio una decisione fondamentale e non sempre facile. Per aiutare gli studenti che il prossimo anno dovranno affrontare questa scelta, la Fondazione Flaminia ha organizzato 3 giornate dedicate all'orientamento universitario Scegli Ravenna per il tuo futuro. L'evento punta a illustrare i contenuti didattici, le attività laboratoriali, le figure professionali e gli sbocchi occupazionali dei 16 corsi di studio attivati nel campus di Ravenna. Da beni culturali a scienze ambientali, da biologia marina a ingegneria edile, proseguendo con cooperazione internazionale, giurisprudenza, infermieristica, logopedia, chimica e tecnologie per l'ambiente e per i materiali, scienze per la conservazione e il restauro dei beni culturali. Un'occasione preziosa per centinaia di studenti per schiarirsi le idee su cosa scegliere per il proprio futuro e decidere se farlo nel campus ravennate. Tu le idee le hai già chiare? Più o meno sì. Più che altro sono indirizzata verso qualcosa che non studio adesso alle superiori. Io faccio ragioneria e sono più portata per fare ingegneria edile o architettura, perché è una mia passione, quindi sono molto interessata. Io più o meno sto prendendo in considerazione anch'io 2 cose che non c'entrano niente con quello che sto studiando adesso, però direi che sto guardando sia beni culturali che lettere a Bologna, quindi... Anche tu potresti o studiare a Ravenna o fuori Ravenna. Sì, esatto. Però non importa, l'importante è che mi piaccia il corso di studi e che sia interessata. Una giornata come questa di orientamento è importante? Molto, perché comunque è il primo impatto verso l'università e credo che sia molto importante per i ragazzi scoprire che cosa li aspetta per il futuro. Hai già avuto stamattina occasione di partecipare a uno degli incontri? Sì, quello di scienze ambientali. Si è rivelato molto istruttivo e molto interessante, anche perché si può ampliare il percorso con biologia marina negli anni successivi dopo la laurea magistrale. Adesso sono molto indecisa tra il corso umanistico dei beni culturali, che comunque la storia è la mia passione, e quello di scienze politiche, che comunque è a Forlì, per fare diplomazia e andare a lavorare in un ambito internazionale. Due percorsi molto diversi. Sì, però mi piacciono tutti e due e sono molto indecisa e... pensavo di schiarmi un po' le idee per adesso. Di fronte a questo bivio, da chi ti fai consigliare? Uno chiede un parere agli amici, coglie un'occasione come questa, ne parla a casa. Com'è che un giovane studente poi decide il percorso da intraprendere? Allora, le opinioni da sentire sono un po' tante. Sono quelle della famiglia, degli amici, comunque anche degli insegnanti, che cioè, comunque condizionano le nostre scelte. Quindi è comunque difficile scegliere. Ero interessato a scienze dei materiali e adesso sono andato a vedere, mi piace abbastanza, quindi sono molto verso Faenza e la sua università. Hai le idee chiare? No, per niente. Quindi una giornata come questa ti può aiutare a capire? Abbastanza, mi aiuta un po' anche a vedere come sono, come posso orientare meglio. Che cosa sperate di scoprire o quali idee sperate di schiarire? Non lo so, cioè sto guardando un po' per capire le varie università che ci sono, però ancora non lo so cosa voglio fare. Cosa ti piacerebbe fare almeno a grandi linee? Infermieristica o logopedia, però non sono sicura. Più che altro appunto cercavo di scoprire particolari sul piano di studi, perché appunto sono molto vasti e ci sono molte scelte. Quindi adesso abbiamo visto beni culturali ed è molto molto interessante, quindi penso di tenerlo in considerazione. Un'ultima cosa, voi siete di Forlì, giusto? Nella scelta di dove iscriversi, quindi di quale percorso poi di studi seguire, si considera anche, non so, la distanza da casa, il fatto che magari ci siano città più grandi che possono offrire di più o realtà più piccole universitarie che però possono curarvi di più? Credo il fatto delle città che magari sono un po' più grandi di Forlì, no, almeno per me non è un problema, però ecco, magari pensare oddio devo andare fino a Ravenna tutti i giorni piuttosto che andare a Cesena tutti i giorni, ovviamente un po' influenza la scelta, però se uno è innamorato di una facoltà non può dire no, non ci vado perché devo fare mezz'ora in più di strada, no, per me è indifferente. Ravenna la conoscete come città? Più o meno, solo il centro storico.